Ci siamo mai chiesti qual è il senso che sta dietro agli accadimenti della vita, per quanto possano sembrare drammatici, crudeli o nefasti? Se esiste un piano divino, quegli avvenimenti lo devono comunque mostrare. Ci viene detto che l'apparenza inganna, ed è proprio così. Dobbiamo migliorare la percezione degli accadimenti, innalzando la frequenza dello sguardo per sintonizzarci sulla vibrazione degli archetipi e riconoscere le infinite espressioni d'amore che, seppur degradate, incrociano il nostro cammino. In questo modo rendiamo sacra la vita e riconosciamo che il piano divino è buono e giusto e in perenne manifestazione. Ascoltiamo ora una frase registrata a velocità molto bassa. È la frequenza del piano così come la recepiamo di solito, poiché siamo rallentati o paralizzati dalla paura e sofferenti per le mille traversie della vita. Il suo significato evolutivo è irriconoscibile, tanto è distorto, e il suono ci colpisce come un tetro ruggito. Così è il fragore della guerra e dei tanti misfatti che avvolgono l'umanità in una tempesta oscura. Se innalziamo lo sguardo, però, e aumentiamo la frequenza dell'ascolto, possiamo riconoscere il messaggio d'amore della vibrazione originaria e diffonderlo a nostra volta affinché risuoni come un sussurro dell'anima e faccia risplendere la luce del sereno. La pace è una realizzazione interiore. L'amore è il proposito unificante dell'universo. Sembra impossibile che quei ruggiti riportati alla velocità originaria significhino pace e amore, e invece è proprio così. È una realizzazione interiore. L'amore è il proposito unificante dell'universo. Per ristabilire la corretta frequenza occorre dunque che l'individuo sia cosciente di quale dei principi sia carente e ne ristabilisca il contatto diretto entro i corpi della propria persona attraverso l'evocazione simbolica e immaginifica. In questo modo sapremo sintonizzare le motivazioni e le scelte con il piano evolutivo di verità, amore e bellezza, divenendo partecipi del suo grande disegno.